Oggi ragazzi torniamo al lavoro, torniamo in presenza, finito il remoto, me lo rifarò venerdì, però oggi e domani sono in ufficio, in the office. E stasera mi vanno a mangiare un po' di salmone cucinato dalla bolla, la mia amica Costanza. Casa sua, e quindi visto che mi ha chiesto di portare una bottiglia di vino, ho comprato dell'ottima Donna Fugata. Speriamo che apprezzi. Più che altro il problema è che la ragazza è molto intenditrice di vino, quindi ogni volta, cioè magari per me è buono e poi in verità fa schifo. Io spero che sia buono. Speriamo bene. Questo. Poi ieri non sono riuscito ad andare in palestra perché mi sono messo a sistemare un pochino la casa, a pulire e quant'altro, e quindi oggi sarebbe carino riuscire ad andare, magari prima di andare a cena. Potrebbe essere. Sì, potrebbe essere quello. Comunque dentro di me sono molto combattuto perché è un po' che non mangio la pizza in ufficio e quindi probabilmente oggi potrebbe essere una bella occasione per ordinarla. Però allo stesso tempo, l'altro giorno, lunedì, mi sono mangiato il minestrone ed era particolarmente buono e sano, e quindi in un'ottica di dimagrimento carpiato potrebbe essere un'ottima soluzione, un'ottima soluzione. Comunque vabbè, adesso ragazzi mi metto ad ascoltare un po' di musica di prima mattina, mi rilasso un due e noi ci sentiamo probabilmente questo pomeriggio quando avrò finito capra e cavoli. Ciao! Ragazzi, lavoro finito, sembra incredibile ma vero, ho ricevuto l'ape della casa, era anche ora dopo settimane che aspettiamo sto responso. E classe energetica F, francamente pensavo anche peggio, cioè quella casa lì ha le finestre che sono insignificanti, gli infissi totali, quindi anche porta d'ingresso e quant'altro, è tutto da rifare, però F non è G, quindi va bene anche così, ci accontentiamo. Poi il perito è andato a vedere la casa e apparentemente non ci sono problemi, anche se secondo me un po' mi puzza perché a livello catastale ci dovrebbe essere un problema, ma il perito è lui che fa la perizia, quindi che ne so io sono completamente ignorante, no? Non ne so niente. E niente, quindi ragazzi, adesso torniamo a casa. Volevo andare in palestra e potrebbe essere anche una bella opzione, ma il tempo ora non è dei migliori, quindi qualora decidessi di farlo dovrei andare in macchina, assolutamente. Permesso. Permesso, grazie, grazie. E ragazzi, stamattina un traffico allucinante. 40 minuti, 40 minuti per arrivare in ufficio, anzi 45 minuti per arrivare in ufficio, per fare 13 km. Cioè, ma stiamo scherzando? Perché tipo per la pioggia hanno chiuso un guaido, hanno chiuso una strada, mille problemi, e cosa succede? Tutti sono incanalati in quest'unica stradina, sono tutti qua. Tutti qua anche questa sera, infatti domani mi sa che, visto che devo tornare in ufficio, un'opzione potrebbe essere quella di prendere lo scooter. Qualora non piovesse, perché il tempo lo vedete anche voi, è quello che è. Okay. Come il mio solito rituale, ragazzi, adesso mi ascolto un pochino di musichetta, mi rilasso un po', oggi è una giornata abbastanza pesante a livello lavorativo, un bel po' di magagne da risolvere e noi ci aggiorniamo dopo. Non so neanche dopo se riuscirò a fare un video, di la verità, perché beh, se vado in palestra magari una chiacchierata. Ah, stasera ho degli amici che vengono a casa che si vuole fare giochi in scatola. Guardate qua, ragazzi, Tesla Model. Niente, non l'avete vista. La mia macchina futura, una bella Tesla. Prima la casa, poi si ristruttura la casa in questi anni con molta calma. Entro 5 anni però mi piacerebbe avere una Tesla. Mi piacerebbe, ma spero che questa macchina mi duri il più in là possibile. Cioè, mi dura 10 anni, la terrò per 10 anni, non mi interessa. Dicevo, stasera ho gente a casa, andiamo tutti a fare qualche gioco in scatola da me. E che siamo degli appassionati, in questo caso Citadel è un'opzione molto allettante, Citadel. E niente, quindi niente, ci aggiorniamo dopo.
Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta, Patess è tornati a casa, abbiamo ricevuto il responso dal perito e apparentemente tutto a posto, adesso bisogna vedere se tirare sul muro o meno, ma detto questo io stasera mi faccio un ottimo risottino, guardate qua che roba, mamma mia videocamera, l'ho presa così tanto che non riesce a stare dritta e niente, quindi vi appoggio qua un secondo, intanto faccio le mie cose, bisogna mescolare perché sennò qua si attacca. Bel risottino perché purtroppo la mia amica Bolla sta male stasera, quindi non si può, la cenetta è rimandata, puarin. E niente ragazzi, niente, si vive, si cucina, tra un po' esco comunque, cioè arrivano amici a casa, ma ho altri impegni. Sì, mi lasci andare? Oh ragazzi, finito Ambaradan, mezzanotte e un quarto, devo filare a letto anche perché domani non sono da remoto, devo andare in ufficio come vi ho detto stamattina, quindi bene ma non benissimo. E vi dirò che mi stavo addormentando prima, mi sono disteso un secondo e stavo morendo. Che ci devi fare? Vita, c'ho voglia. Comunque niente, ora sono arrivato, ho parcheggiato e ragazzi, come al solito, solita raccomandazione, io vi invito a mettere mi piace, commentare, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mi raccomando, l'algoritmo si sfama delle vostre interazioni, quindi veloci qua, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video e che tipo di video vi aspettate nei prossimi giorni, se c'è un argomento in particolare, visto che alla fine quello dello stipendio è andato, se c'è una cosa che vi piacerebbe sapere, cioè scrivetemelo qua sotto che faccio dei video a riguardo. E tanta gente mi ha continuato a scrivere data science di qua di là, magari si potrebbe puntare anche su quello, che dite? Non so, ragazzi, ci vediamo domani alle 11, questa è la certezza.